Chi ha inventato la lavatrice? La prima macchina per lavare sembra risalire al 1767, creata da Jacob Christian Schaffarn, con una rudimentale centrifuga azionata a mano. La centrifuga è un dispositivo che, ruotando, separa i solidi dai liquidi grazie all'azione della forza centrifuga. Secondo altre fonti, pare che il prototipo di questa macchina risalga addirittura un secolo prima, il 1677. Si dice che John Hoskins, nobile inglese, abbia creato un sistema per lavare i panni con un cestello di corda intrecciata che veniva fatto ruotare a mano sotto un getto d'acqua. La lavatrice più simile, per funzionamento, a quella moderna è considerata la macchina costruita nel 1860 dall'inglese Thomas Bradford. Questa lavatrice preistorica aveva una gabbia ottagonale in legno, una sorta di cestello, inserita in una scatola più grande, sempre in legno, riempita di acqua saponata. Per azionare il tutto si usava una manovella che faceva ruotare nell'acqua la scatola più piccola. L'anno dopo, a questo marchingegno, venne aggiunto uno strizzatore a rullo. Secondo altri storici, però, il titolo di inventore della lavatrice spetterebbe all'americano William Blackstone, un mercante che aveva particolarmente a cuore le fatiche domestiche di sua moglie. Nel 1874 regala alla moglie, per il suo compleanno, un barile di legno da riempire con acqua calda e sapone. All'interno del barile c'era un perno dotato di pioli che, ruotando, muoveva i panni e li lavava. Anche in questo caso l'azionamento della lavatrice era manuale. Blackstone fiuta subito l'importanza della sua invenzione e prova a commercializzare il prodotto, diventando, nel giro di pochi anni, il primo produttore di lavatrici. Da quel momento in poi, alla lavatrice vengono apportati miglioramenti successivi. Nei primi del Novecento sostituisce le ceste di legno con ceste di metallo. La vera e propria rivoluzione della lavatrice avviene però nel 1906, quando Alva Fischer costruisce la prima lavatrice elettrica. Un'idea che elimina la fatica di azionare a mano quella macchina piena di panni e acqua. La lavatrice di Fischer, infatti, aveva un difetto non trascurabile. Il motore elettrico non era ben isolato dal cestello e spesso riceveva spruzzi d'acqua che causavano cortocircuiti e pericolosissime scosse elettriche a chi toccava l'elettrodomestico. E in Italia? La prima lavatrice italiana moderna, tra le prime in Europa funzionante con un motore, è stata costruita e installata nel Regno delle Due Sicilie, a Napoli, nel 1851, su modello brevettato di Luigi Armingaud. Era una macchina enorme, capace di lavare fino a 1000 camicie e oltre 2000 lenzuola.